e ti serve un piccolo aiuto per finire questo. Cosa c'è, Ade? Quel bastardo lavora per la Royal African Company. Chiedi informazioni a lui. Non vedo la Princess da più di 8 settimane. Quindi sarà qui molto presto. Che altro? Io credevo che questo appartenesse agli altri tizi che stamane chiedevano della Princess. Così gli ho detto che... Quali tizi? Un marinaio vestito di stracci. È un tipo con uno sfregio qui. Poi dove sono andati? Hanno detto che restavano nei paraggi. Sono stanco di stare dietro alle tue fantasie, Edward. E anche la ciurma. Non mollarmi, amico. Siamo vicini. Thank you.
Interloper! Raise the alarm! Shit! Alarm! Alarm! I'll beat the bejesus! Gli uomini? Tempo stringe. Sì, ci sono due soldati che ci aspettano all'incrocio. Perfetto. Scusate se chiedo, signore, perché mai dobbiamo prendere dei campioni di sangue? Torres mi ha detto che il sangue serve a far funzionare l'osservatorio. Che cosa intendete? Se si vuole usare l'osservatorio per, ecco, per spiare Re Giorgio, serve una goccia del sangue del re per poterlo fare. In altre parole, una sola goccia di sangue ci dà il potere di controllare la vita di un uomo. Quindi Torres intende spiare. Ti ho dato un campione del mio sangue. Anch'io, Capitano Hornigold, e tutti i Templari. Una forma di assicurazione. E di fiducia, immagino. Già, tranquillo. Torres ha spedito i nostri campioni a una base Templare a Rio de Janeiro. Non saremo il primo soggetto dell'osservatorio, assicuro. Sì, bene. Suppongo sia un piccolo prezzo da pagare per ciò che i Templari ignorano. Esatto. Governatore, quando affrontavate i pirati in Madagascar, che metodi usavate? Credo che il mio carisma vi persuadesse. Violenza e minacce sono la mia ultima opzione. In Madagascar ho offerto ai pirati una scelta: chiedere il perdono e tornare in patria senza soldi ma liberi, oppure finire appesi a una forca. Proprio come a Nassau. Esatto. Peccato che il Commodoro Chamberlain non abbia potuto assistere al mio grandioso successo. Non è da voi vantarvi, no? Una piccola debolezza, Sofia. Why did you desist from home duty?
Princess è stata presa dai pirati senza rimane. Per quanto ne sappiamo, il saggio Roberts era a bordo. Molto bene. È già qualcosa. E che misure abbiamo preso per recuperare la Princess da qui? Il capitano Hornigold ha mandato i suoi migliori uomini a catturare il saggio. E dove si trova ora il saggio? In Africa, eccellenza. In Africa? Oddio, diventi un sistema. Diventi un sistema. Concordo, caro. Sarei dovuto fare io stesso. Una delle mie galee di schiavi sarebbe arrivata laggiù in un batter d'occhio. Galee di schiavi? Capitano, io ho già chiesto. Non vedo nessuna differenza tra la schiavitù di alcuni. Non vedo nessuna differenza tra la schiavitù di alcuni e quella di altri. Il nostro scopo è guidare i destini dell'intera umanità, è vero? Corpo schiavo spinge la mente alla rivolta, ma una mente schiava soggioga il corpo in modo naturale, efficienza. Questo è vero, gran maestro. Non rammento in che zona dell'Africa è. Principe, signore, un'isoletta. Ho mandato due ottimi agenti, Burgess e Cochrane. Corsari con navi veloci e cuori saldi. Edward Kenway! Immagina la mia sorpresa vedendo la Jackdaw ancorata qui. Hai sentito tutto ciò che volevi? Ora correrai a salvare il saggio dai nostri artigli? Va al diavolo, bastardo! Hai violato l'accordo! Perché ho trovato la mia strada. I Templari vogliono ordine, disciplina, struttura. Ma tu non puoi capire queste sottigliezze. Addio, amico. Sei stato un buon soldato quando lottavi per qualcosa di vero. Qualcosa di più grande di te. Shikes.